fondamentale per capire il peso degli Stati Uniti e dell'URSS nell'economia mondiale. Allora quelli in blu ovviamente sono gli Stati Uniti. Contate che la seconda guerra mondiale finisce con l'URSS, scusa si sente lì, eh, eh, con l'URSS che è per un terzo distrutta mentre gli Stati Uniti sono invece da loro non manca neanche un bullone, cioè eh, producono l'81% dei veicoli a livello mondiale, l'83% dell'alluminio. Eh, il prodotto nazionale interno lordo è il 20% di quello mondiale, quello sovietico è il 9,3%. Insomma, sono nel campo, hanno un apparato produttivo assolutamente enorme. Guardate poi la differenza tra reddito nazionale pro capite del 1948 in dollari, anche nei confronti degli stati dell'Europa occidentale. Lo statunitense medio aveva a disposizione... 1523 dollari, uno svedese, la Svezia era stata neutrale in guerra, 853, un inglese, con tutto l'impero che aveva il Regno Unito, 773, un francese, 417, un tedesco, uscito distrutto dalla guerra, 290, un italiano, 229. Capite che stiamo parlando proprio di civiltà diverse ormai, cioè l'operaio eh, americano andava al lavoro in macchina. Si poteva già comprare la macchina un operaio in America. In Italia il sogno era comprarsi la bicicletta. Tant'è che in, se guardate i film del neorealismo fatti a fine anni 40, c'è il eh, cioè ladri di biciclette, l'uomo che per sfamare la famiglia risparmia, si compra la bicicletta per andare ad affiggere i manifesti e farlo come mestiere. Quando gli rubano la bicicletta è, è, è una tragedia familiare, vuol dire tornare nella miseria assoluta. Dall'altro lato, l'URSS, vedete percentuale delle importazioni dall'URSS nei vari paesi, nei vari paesi dell'Europa centro-orientale che sono stati liberati dai nazisti e occupati dalle truppe sovietiche. Allora vedete che un paese inizialmente nel 1945-1946 hanno tutti delle percentuali, tranne la Cecoslovacchia che è un po' più a ovest, delle percentuali di importazione dall'URSS alte, ma che crollano. Guardate, i polacchi che nel 1945 importano eh, il 91% dei prodotti dall'URSS già nel 1947 è sceso al 25. Cioè questi paesi non sono dipendenti dall'economia sovietica. Questo vuol dire che gli americani nel tenere legati a loro i paesi eh, occidentali possono usare la carota o il bastone. I sovietici hanno solo il bastone, perché sono economie che non sono dipendenti da loro. E abbiamo un'Europa occidentale che è in forte difficoltà. In Germania il 15% delle case è distrutto, il 25% gravemente danneggiato. In Inghilterra il 5% distrutto, il 20% danneggiato. In Italia il 6% distrutto, il 10% gravemente danneggiato. Tra il 1948 e il 1952, gli Stati Uniti stanziano 17 miliardi di dollari a favore dei paesi europei a loro legati con il piano ERP. European Recovery Program, chiamato anche Piano Marshall, dal nome del segretario di Stato americano, George Marshall, che lo ideò con lo scopo di aiutare la ripresa economica europea grazie a denare prodotti statunitensi. Non gli prestano solo soldi, gli mandano anche grano, carbone, viveri medicinali. Perché? Uno, gli europei alla fame, voleva dire che l'Europa, anche l'Europa occidentale, sarebbe stata politicamente instabile. Se sei alla fame fai la rivoluzione. Cioè almeno la miseria ce la spartiamo sul modello sovietico tra tutti. Eh, magari ho meno possibilità di morire di fame. Quindi bisognava far riprendere l'economia europea per tenere la stabilità politica. Altra cosa, la stessa economia americana, se l'Europa non si riprendeva, ne avrebbe avuto dei contraccolpi. Perché ha gente che sta morendo di fame, che gli vendi? Sì, hai l'economia più grande del mondo, ma mh, il tuo paese non assorbe tutti i prodotti che come dire, escono dai tuoi campi, dalle tue fabbriche, devi venderli a qualcuno. Se il resto del mondo o sono coloni o sono comunque in condizioni miserabili come gli stati dell'America Latina, a qualcuno devi vendere, quindi vendi all'Europa occidentale, vuoi che si riprenda perché così puoi avere scambi commerciali. E quindi, per di più, il piano Marshall, in fondo, è l'adattamento di molte logiche del New Deal fatto all'interno degli Stati Uniti a livello internazionale. Perché se io sono il governo americano e vado da voi che siete, eh, come dire, gli industriali, proprietari agricoli americani, io vi do dei soldi per comprare i vostri prodotti che regalo agli europei, ma quei soldi non li ho buttati dalla finestra, li ho dati a gente che comunque sta nel mio paese, perché dove vuoi andare a investire se non in America, che il resto del mondo sono colonie o in macerie. E quindi alla fine quei, quei soldi mi tornano sotto forma di tasse. È un sistema che comunque funziona. Tutto questo è anche legato ad una supremazia economica degli Stati Uniti sancita dal punto di vista monetario con il sistema di Bretton Woods. Il sistema di Bretton Woods era già stato deciso nel luglio del 1944 in una conferenza internazionale che si tiene proprio a Bretton Woods negli Stati Uniti. Cosa stabiliva il sistema di Bretton Woods? Vi ricordate il sistema monetario aureo? Che gli scambi internazionali erano garantiti dal fatto che la moneta di ogni paese era cambiabile in oro? Ecco, era stato abbandonato con la crisi del 29, che aveva, e questo aveva portato alla guerra, il eh, crollo degli scambi internazionali aveva, era stata una delle cause della seconda guerra mondiale. Gli Stati Uniti decidono che per far riprendere il commercio internazionale e stabilizzare, quindi l'economia mondiale, occorreva stabilire un nuovo ordine finanziario e monetario. Come? Tu non potevi stabilire che la moneta di paesi più fragili che uscirono dalla guerra fosse convertibile in oro. Quindi cosa fai? Stabilisci che solo il dollaro è cambiabile in oro. E poi queste monete hanno dei cambi fissi in dollari. In questo modo il dollaro fa da moneta arbitro perché solo quello è cambiabile in, in oro. È chiaro? Quindi il dollaro moneta arbitro di tutto l'Occidente. E si andrà avanti così fino all'inizio degli anni 70. Cosa che tra il resto con questo regime di cambi e il dollaro, che appunto ti fa da moneta arbitro, si sì, sancisce la supremazia degli Stati Uniti. Ma dà comunque rispetto alle fluttuazioni di borsa più potere ai governi. Cioè, stiamo parlando dell'Occidente capitalista, ma è un Occidente capitalista in cui il ruolo dei governi in economia comunque rimane notevole. L'anno che sancisce. La definitiva divisione del, del paese. Già dal 1946 si inizia a parlare di cortina di ferro che divide l'Europa. Il termine lo usa Churchill, che nel frattempo ha perso le elezioni in Inghilterra perché nel 1945 le vincono i laburisti. Ma Churchill ha comunque un peso sulla scena internazionale. E lui, già nel 1946, inizia a dire una cortina di ferro oggi divide l'Europa. Ma il 1948 è il momento in cui si stabiliscono nettamente i confini di questa cortina di ferro. 22 febbraio 1948, colpo di Stato comunista a Praga. Questo è interessante perché nel 1946 i comunisti, in elezioni libere, avevano, erano risultati il primo partito in Cecoslovacchia e avevano formato con altre forze di sinistra e di centro il governo cecoslovacco. Quando però arrivano i soldi del piano Marshall, gli eh, fanno gola. Inizialmente fanno gola persino i comunisti in Cecoslovacchia e piacerebbe anche a noi il piano Marshall. E da Mosca Stalin gli dice: Non vi azzardate, perché chi prende i soldi dal piano Marshall sta dall'altra parte. Poi, se dipendi dagli americani, poi obbedisci a loro. Voi invece state da questo lato della Cortina di Ferro, voi obbedite a me. E quindi a quel punto, lì, di fronte al fatto che gli altri partiti iniziano a recalcitare, a dire Oh, cos'è sta roba che dobbiamo ubbidire a Mosca, hai il colpo di stato comunista che porta al regime a partito unico in Cecoslovacchia che fatto due mesi prima delle elezioni in Italia capite che non è propriamente la miglior propaganda possibile per spingere la gente a votare per socialisti e comunisti ed è uno dei motivi per cui la democrazia cristiana stravince le elezioni del 18 aprile 1948 in Italia. 24 giugno 1948, blocco sovietico di Berlino Ovest, cioè vedete che Berlino Ovest è questa enclave occidentale profondamente dietro le linee sovietiche con la Germania divisa in due, la parte ovest occupata da americani, inglesi e francesi, la parte est occupata dai sovietici. Berlino ovest era unita alla Germania ovest solo da un'autostrada. I sovietici dicono, ah beh, noi dobbiamo cambiare la moneta in circolazione nella Germania est, non vogliamo traffici illegali di valuta, eh, chiudiamo Berlino ovest, siete... non consentiamo più i trasporti via terra verso Berlino ovest. Qual era il loro scopo? Costringere gli americani a mollarli Berlino Ovest e a quel punto magari mettere sul piatto l'idea, ok, ci ritiriamo entrambe le parti dalla Germania, la Germania rimane smilitarizzata e fuori dai blocchi. Questo poteva essere circa uno dei progetti di Stalin o quantomeno provare a papparsi Berlino Ovest. Non funziona perché? Perché gli americani hanno una potenza tecnologica ed economica tale che dicono, ah sì. Mi chiudi le strade per Berlino Ovest, non c'è problema, io la rifornisco dal cielo. Loro per un anno riforniranno tutta la popolazione di Berlino Ovest dal cielo, finché i sovietici non capiscono che la manovra è eh, fallita. Per di più, 28 giugno 1948, rottura tra Stalin e Tito. Tito, il suo paese, era sì comunista, era sì alla guida di un movimento partigiano comunista che aveva liberato la Jugoslavia, ma l'aveva liberato da solo. Lui a Stalin non doveva niente. E quando Stalin gli dice, no ma qui sostanzialmente questo blocco dei paesi socialisti non è un albergo e qui si ubbidisce a me, Tito gli dice, scusa Ciccio, io a te non devo niente. Eh? E si stacca dal controllo di Stalin, quindi la... Jugoslavia resterà un paese sia partito unico sia un regime socialista, economicamente molto più liberale degli altri, cioè era un posto dove le singole aziende erano sì di proprietà di Stato ma con autonomia finanziaria, quindi i prezzi non erano decisi dallo Stato come nel sistema sovietico, cioè erano aziende di proprietà di Stato ma che dovevano stare sul mercato, cioè era un'economia socialista di mercato non era un'economia di comando come quella sovietica. E, e per di più Tito si mette in mezzo tra i due blocchi e dice io sono non allineato, cosa che gli consentirà per tutto il corso della guerra fredda dopo la morte di Stalin, perché Stalin gliela giura. Pare che quando Stalin è morto abbiano trovato nel cassetto della sua scrivania un biglietto di Tito in cui c'era scritto Stalin. Smettila di mandare i tuoi sicari a cercare di uccidermi, altrimenti a me toccherà mandarne uno, ma a me basterà mandarne solo uno. Dei tuoi è il settimo che fucilo. Cioè, si scambiavano allegre minacce di morte in, in sto modo, quindi se le erano giurate, ma dopo la morte di Stalin nel 1953, Tito si potrà mettere in mezzo tra i due blocchi e dire, bom, chi è che mi presta dei soldi? Che fa sì che la Jugoslavia anche funzioni, perché può, Pescare su entrambi i piatti, sia quello occidentale sia quello del blocco filo sovietico. Intanto nel dicembre 48 in Grecia l'esercito monarchico inizia l'offensiva finale che porterà alla distruzione della guerriglia socialista e comunista. Perché già a fine 44 c'erano appunto stati gli scontri tra i partigiani socialisti e comunisti greci contro gli inglesi e contro la polizia monarchica. Poi nel 46 si riaccende la, si riaccende la guerra civile tra socialisti e comunisti che vogliono la Repubblica, i monarchici sostenuti da inglesi e americani, che alla fine li schiacciano. E li schiacciano anche per il fatto che dalla Jugoslavia, che molle i sovietici, non arrivano più rifornimenti per la guerriglia comunista in Grecia. Eh, perché gli alleati dicono, Tito, vuoi essere garantito da noi contro Stalin se lui ti attacca? Smetti di far arrivare armi a quelli che fanno la guerriglia contro i nostri in Grecia. Cioè, è, questo è lo schema che porta a questa divisione qui dell'Europa. Questa è la famosa cortina di ferro, come la chiamava Churchill. Tu di qua hai i paesi del patto nato, cioè trattato del Nord Atlantico, eh, che gravita intorno agli Stati Uniti, a est hai un'altra alleanza militare che è quella del patto di Varsavia, in mezzo appunto alla Jugoslavia, che è un regime socialista, ma fuori dai blocchi. Contate una cosa, perché a ovest ci sono, a ah, Svezia, Finlandia, Austria e Svizzera non fanno pa, sono paesi di, eh, con istituzioni liberal-democratiche, ma fuori dai blocchi anche loro. Si che sa che, come l'Irlanda, si sa che stanno verso, con, con l'ovest come modello sociale, ma non sono nella, nella Nato. Sono nella Nato i paesi in blu, ma quelli in blu sono paesi con istituzioni liberal democratiche. Sono nella Nato, però, anche la Turchia, regime di fatto militare: cioè quando il governo non piace i militari, fanno un colpo di stato. La Grecia, monarchia molto repressiva, e anche lì ci sarà un colpo di Stato nel 1967. Il Portogallo, che è proprio un regime fascista. La Spagna di Franco, che è un altro regime fascista, non sta formalmente nella Nato, ma Sostanzialmente, eh, ma sostanzialmente si sa che sta a ovest, che è anche un paese anticomunista. Tra il resto, se questa mappa invece che vederla solo est-ovest la guardate nord-sud, vi, vi rendete conto che nell'Europa mediterranea l'unico paese con istituzioni democratiche è l'Italia. E sostanzialmente lo resterà fino a metà anni 70. Cosa che voglio dire, quando parliamo della classe dirigente della Prima Repubblica. Ricordiamocelo, perché le alternative erano regimi fascisti o regimi, comunque, a partito unico di tipo socialista, cioè, l'Italia nell'Europa meridionale è l'unico paese eh, con delle istituzioni liberal democratiche, non è cosa da poco.